Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight.
4, 3, 2, 1, diretta.
Amici e amiche, appassionati di Formula 1, buonasera e benvenuti a Miami, la Magic City, la città delle mille anime, del glamour, della festa, della follia, della nuova era della Formula 1. Benvenuti a questo appuntamento del campionato Elite targato NTR Group. Un saluto dal vostro Salvatore NTR Firefox, e con me c'è il mitico Gaetano Bubulino, e un saluto in cabina di regia a Filippo. Buonasera amici in live, buonasera Gaetano e Filippo. Buonasera Salvo, buonasera Filippo, buonasera a tutti i nostri amici collegati già su Twitch, e tutto pronto per questo grandissimo evento, diciamo, Salvo, perché Miami, pista stupenda in America, categoria Elite, quindi zero aiuti, zero tutto, e adesso vediamo allora i nostri piloti come si comporteranno su questo bellissimo circuito, Salvo. Sì, in effetti hai fatto un'ottima descrizione, una pista davvero, diciamo così, complicata. Finalmente ci leviamo un po' di piste, diciamo, mamma mia, cittadine che ci hanno un po' cucinato un po' il fegato. Diciamo che basta con le piste cittadine, adesso siamo in campo con le, diciamo così, piste quelle un po' che contano. Dicevamo, un circuito questo, quello di Miami, che i nostri amici affrontano, anche questo, Gaetano, sai, non facile come circuito, ci sono delle curve un po', diciamo, particolari. Un finto cittadino, Salvo, dai, questo. È un finto cittadino, hai fatto bene. Non si sente, sollevate il microfono, dice Massimiliano. Vediamo un po', poi naturalmente vedremo i nostri amici in live se in effetti si sente tutto ok dall'audio. Andiamo a vedere come il feedback per quel che riguarda l'audio. Dicevamo, questa è una pista dove naturalmente rispecchia un po' l'iter dei circuiti cittadini, però dovrebbe un attimino offrire anche un po' più di pista, diciamo così, questo lungo rettilineo. Dovrebbe essere, sì, bravo, sorpassi dovrebbero esserci molto più semplici rispetto a qualche circuito che abbiamo già fatto, tipo Olanda, oppure che ne so, anche un altro brutto, bravo, sì. Qua diciamo che nel secondo settore ci sono un po', diciamo, i muri vicini, stretti, però diciamo che le vie di fuga sono ampie. Speriamo in pochi incidenti, speriamo. Vediamo quello che succede. Gettonatissimo Squirtator, che per adesso insieme a Simoved è quello che dà un po' il via a questo Gran Premio di Miami in testa alla classifica. Poi parleremo di classifica. Intanto si lancia Ciccio, pilota Haas. Andiamo a vedere il suo parziale, curva 10 per lui al primo intertempo, già fucsia. Naturalmente lui è il primo pilota a scendere in pista per segnare un tempo. Vediamo un po' come si comporta. Questa è la parte più difficile, Salvo. Sì, c'è questa parte molto lenta, molto tecnica, con questo sali scendi, questa curva a gomito che viene qui, dove poi si lancia verso questo rettilineo finale. Salutiamo Maurizio, salutiamo zio Bobbo, salutiamo Carrozza. Ciao zio Bobbo, ciao Maurizio, ciao zio. Tanti piloti naturalmente che praticamente tanta tifo anche rispetto alle altre, a tutte le nostre scuderie. Sta per arrivare Ciccio, entra nella parte finale, curva 19 per lui, arriva al traguardo con 1:29.534 per adesso il primo pilota a scendere in pista. Nava, che sta per concludere il suo tentativo, siamo nella parte conclusiva, 0-1. Intanto Gianni 1:28.617, tempo importantissimo, già cominciano a scendere. Non abbiamo parlato di condizioni climatiche, ma questa pista un pelino di suspense ce la può dare. Mi sento bassi, dice. Vediamo allora di alzare un pelino. Allora alziamo un po' il volume, dai. Vediamo un po' se adesso si migliora o meno. Andiamo ad alzare un po' il microfono. Ecco, vediamo un po'
se in effetti adesso si sentono bene oppure no, naturalmente poi vedremo se in effetti c'è del feedback sull'audio. Intanto Snake salvo 1.27.5. Grande strappo Snake 27.5, lui che vuole un po' prendersi, diciamo, la rivincita nei confronti di. Poi parleremo di classifiche, un po' parleremo anche del circuito, questo che sembra essere. Ora un po' meglio, ecco, perfetto, va un po' meglio, quindi meglio okay, così. Meno male, ci siamo un po' migliorati con l'audio. Allora, dicevamo Toxic Dario, ma non abbiamo parlato anche di Simoved, che per adesso lui che guida sta per arrivare al traguardo. Toxic si è ritirato, salvo. Toxic, problemi per Toxic, che deve ritirarsi, lui al decimo posto, Gianni, Nava, Ciccio, andiamo a vedere Hendry. In ottava posizione, vediamo un po' piloti che stanno scendendo tutti pian pianino in pista, con Sardo anche lui in oggi sostituisce Baffo, naturalmente abbiamo parlato, penso che ormai i nostri amici hanno, diciamo, le idee chiare. Intanto salutiamo Vincenzo, forza McLaren, con Sardo che sta per concludere, anzi si sta lanciando, mi sa Ivano. Intanto Dario sta per chiudere il suo giro, almeno sempre. Dario, andiamo a seguire Dario. Oh, si gira, peccato per Dario, eccolo lì, curva 18, si sposta naturalmente di traiettoria. Intanto Dade, ottimo secondo, con Simoved per adesso terzo, Gianni è in quarta posizione, Squirtator che per adesso... Squirtator dovrebbe lanciarsi nono. Adesso, sì. Si sta facendo passare un po'. Forza Alpine! Non è facile trovare il giro giusto, salvo. Soprattutto anche non trovare traffico, perché soprattutto prima della fine del primo settore, inizio del secondo settore, se becchi, diciamo, un pilota che non è lanciato lì, è difficile anche spostarsi, quindi dare strada, quindi dare pista, quindi... Difficile trovare un giro perfetto. Sì, perché questa è una pista naturalmente un po' complicata, tante curve, infatti sta per lanciarsi Sardo, vediamo nel suo tentativo, Snake ha fatto 29.725, Sardo per adesso è a un secondo e 7, lui che per adesso si lancia anche lì, Squirtator, andremo a seguire anche il pilota Mercedes sul secondo settore, Sardo, andiamo a vedere. Sempre tempo da battere, quello di Snake 1.02.070. Vediamo Sardo se riesce. Parte lenta del circuito, l'abbiamo detto, questa è la parte più difficile, più complicata, più tecnica di questo circuito americano. Snake. Ottima scia per Squirtator, può usare la scia di... Sì. Della macchina più lenta, vediamo. Andiamo subito poi al primo settore a seguire il pilota della Mercedes, sta per arrivare sull'ultima curva Sardo, vediamo se riesce a migliorare il suo tempo. Sardo per adesso si piazza in dodicesima posizione. Andiamo subito allora a seguire Squirtator. È aggressivo sui cordoli, Sì, non ha tempi Squirtator, quindi eccolo, 32.3, sì, eccolo lì. La Fucsia primo settore, Fucsia secondo, quindi vuol andarsi a prendere questa pole position, andiamo a vedere. Pilota Mercedes che sta per arrivare, ultime curve per lui, ha fatto Fucsia il primo, ha fatto il Fucsia il secondo, 26, vediamo se si va a prendere Fucsia, pole position, 1.27.183. Per Squirtator che si va a prendere per adesso la pole position provvisoria. A 360 millesimi Snake che adesso vuol rispondere al tempo di Squirtator. È in linea con il suo tempo per il momento. Sì, infatti ha fatto giallo. C'è un'altra vettura lenta lì davanti. È un'altra As, il compagno di squadra. La scia salvo. Vediamo, difatti 136 millesimi, gioco di scia,
in casa Assad. Si sta, diciamo, bravi, grande gioco di squadra. Esatto. Infatti ha fatto fucsia nel secondo settore. Fatto fucsia Snake, gioco di squadra. Bravissimo. In casa Ass. Ah, la perde un attimo. Ciccio l'ha persa, Ciccio l'ha persa, ma era forse tutto 85 millesimi. 27, 268. L'ha persa in accelerazione all'ultima curva e ha perso quel decimo che sennò poteva... Poteva prendersela, povero. Poteva prendersela. Allora Dade, il terzo in classifica, c'è da battere l'1 e 1,665 di Snake. Secondo settore dettato da quella scia molto bella da vedere in casa Ass. È stata bella, bella per molto molto bella, molto tecnica, bravi, non è facile, non è facile, è nel punto giusto, è nel punto giusto. Quindi devo dire di averlo 10 lode per i piloti Ass. Sweet Dade sta per arrivare, secondo settore fa verde, ma non riesce ad avvicinarsi, c'è da battere. Nava terzo, ottimo, strappa, bravo. Strappa per adesso la seconda posizione a Dade, che sta arrivando adesso il pilota Alpine. Arriva adesso al traguardo, non si migliora, 27,681 per lui. Nava invece si è migliorato, Simoed allora. Vediamo se Simone, anche se non mi sembra nel suo giro lanciato, perché vedo l'ala mobile, oh, l'ala sì, mobile lenta. Dovrebbe lanciarsi in questo giro, perché ha al 90, il 100% di Hertz, ha caricato sì, tutto l'Hertz. Ha caricato tutto l'Hertz, si lancia adesso Simoed, che per adesso è quinto. Vuole andarsi a prendere... Bravo anche Dade, 5 a 5 decimi da Squirtator. Sì, eh? Sì, ha fatto una gran rimonta Dade a mezzo secondo da quella coppia, quel Squirtator che per adesso guida la classifica provvisoria del Gran Premio di Miami, la qualifica. Simoved, primo settore per lui, c'è da battere il 29,495, come vede la nostra grafica, 6 decimi sotto, che gran primo settore che ha fatto Snake. Adesso c'è da battere 1,1,665, sempre di Snake. 335 km, la velocità di punta della vettura dell'Aston Martin di Simoved. È scarico Simone. È molto scarico. Ecco, qua c'è una filosofia, una doppia filosofia, perché molti piloti prediligono un assetto un po' più carico, mentre altri un po' più scarico, quindi difficoltà nel guidato, molto più veloci nel rettilineo. C'è un giusto compromesso, l'incognita meteo, che per adesso non incombe in quel di Miami. Andiamo a vedere. Sì, in effetti, anche se guarda verso la parte finale delle qualifiche, il cielo si copre un po'. Sì. Si ingrigisce, sì. Si ingrigisce un po'. Vediamo come chiude Simoed, 26, 27, 28, quinto. Quinto. Si migliora quinto. Di tre decimi, però sì, quinto. E intanto Nava si ritira, Nava, no, sì. Può darsi che si sia ritirato a 4 minuti e 40, no, non penso sia un errore. Non penso sia un errore. Si ritira Ciccio per adesso. È lì. Penix, Hendry, pilota McLaren, sta per lanciare anche lui. Vediamo. Ha fatto Nava il miglior terzo settore. Attenzione, Nava ha fatto il miglior terzo settore. Il primo l'ha fatto Swirtator, il secondo Snake, il terzo Nava. Si lancia Hendry. Pilota... Andiamo su Hendry allora. Pilota della McLaren, tredicesimo posto per adesso per lui. Eccolo qui, si lancia adesso. Hendry. È curva 1 difficile, Sì. Staccare troppo tardi ti porta ad andare lungo. Stacchi un po' prima. Troppo prima. È strana, è una curva strana, Salvo. Sì, è una situazione dove davvero devi essere lì a capire un po'. A capire dove è migliore. Salutiamo Luciano che ci dice: vi guardo mentre lavoro. Grande Luciano. Naturalmente tifa per la sua scuderia, la sua Ass.
Ivano Esci dice, dice maestro Icio. Vediamo se, se lo segue Andri sul secondo settore, deve fare meglio dell'1-1, arriva adesso uno... È sotto di due decimi, Due decimi sotto fa verde nel secondo, primo e secondo settore. C'è poi da battere il tempo di Squirt per la pole 1:27.183. 3:40 Andri, Sì, sì, ottimo. Ah, la perde! Controllo quasi da rally per il pilota McLaren che va in box. Va in box, nulla da fare per Nazza, Luca... Sardo, ancora box, Squirtator, tre decimi sotto Squirtator. No, si sta lanciando, no, si deve lanciare Squirtator. Field intanto si sta migliorando di un decimo, nel primo settore. Primo settore c'è anche, attenzione, c'è anche Dade in pista, Pilota Alpine, che per abortisce, adesso è... Abortisce Field. Abortisce il giro Filippo e sta per lanciarsi Dade. E intanto Squirtator si lancia, Si lancia anche Squirtator. Ecco qui Dade. Potrebbe scendere sotto il 27 Squirtator. Andiamo a vedere. È molto aggressivo di più sui cordoli, Sì, attacca i cordoli. Squirtator vuol prendersi la... Vuol sicuramente riconfermare la pole position, naturalmente un 27-1 già di tutto rispetto. Arriva il primo settore per lui, 82 millesimi sotto Fucsia, primo settore per Squirtator. Adesso c'è da battere il tempo di Snake, 1:01.665, molto vicino al muro. Va ad attaccare curva 11, la parte più guidata, la parte più dente, ha preso tutta la pista. Si mette sull'interno, vediamo come attacca questa parte, velocissimo. Cordoli, E può avere anche la scia. Un decimo sotto, Fucsia, secondo settore per Squirtator. Primo e secondo settore Fucsia. E due decimi sotto, esatto. Due decimi sotto. Sta migliorando lo stratosferico 27-183, vediamo se si va a prendere la pole position con 26, un terzo 26, settore, 8, arriva pole position, 27-001, gran pole per Squirtator, ma attenzione a Snake, la risposta di Snake, vediamo, è a due decimi Snake, adesso sta andando a cercare di... ma è 4, ma è quasi mezzo 4. Secondo, quasi mezzo secondo Snake, lontano dal tempo di Squirtator. Era un secondo sopra il suo tempo, quindi non si sta migliorando. Sì, è andato un po'. Ma davvero ha fatto... Mamma mia. Comunque essere a due secondi, a due decimi da Squirtator non male. Vediamo, tre decimi, migliora, ha guadagnato sì. un po', peccato, forse ha sbagliato il primo settore. No, rinunciato il piede, niente da fare, le abbiamo date se cerca anche lui, ha preso bandiera, Dade. Dade forse si lancia adesso per l'ultimo tentativo con... No, è senza Erse, Niente da fare per Dade Simoved, vediamo Simoved. Finisce così, Simoved anche lui forse, no, vediamo. Anche lui, sì, è finita così. Finisce così. La qualifica con uno strepitoso tempo di Squirtator, 27.001, Snake, Dade, Nava, Simoved, Gianni, Cliff, Penix, Sico, Siki, Field, Angie, Ciccio, Andri, Luca, Pernazza, Sardo, Toxic e Dario. Questo per adesso la classifica provvisoria. Ma che strepitoso tempo! Ho fatto degli errori, ecco, abbiamo subito in diretta il commento di Dario, ho fatto degli errori.
e ho abortito due volte, peccato per Dario. Naturalmente quello poi fa parte un po' del gioco della pista anche, che è un po' contorta. Per questo dicevo che era difficile. Sì, una pista... Fare un giro pulito, no? Non tanto perfetto, ma almeno pulito, capito? Sì, non è facile assolutissimamente. Niente da fare, allora si concludono così le qualifiche con l'ottima pole di Squirtator, prima fila con Snake, poi Dade, Nava, Simoed, Gianni, Cliff, Penix, Siki, Field, Angie, Ciccio, Andri, Luca, Pernazza, Sardo, Toxic e Dario. Spot, poi torniamo qui per la gara e vedremo il clima. Ok amici, siamo tornati, abbiamo notizie dal paddock da parte di Dario, casa Red Bull, che ci dice sole anche in gara. Ottimo feedback di Zio Bobo, che dice che si sente benissimo, quindi ok, problemi risolti per quel che riguarda l'audio. Gaetano, allora, pista asciutta, pista naturalmente, diciamo così, un po' difficile sotto questo punto di vista. Dario. Dario, andiamo a invitare subito Dario. Primi per Dario. Peccato, proprio prima la partenza. Peccato per Dario. Andiamo subito a invitarlo. Speriamo lo riesca a far rientrare subito. E non lo squalifichi. No, speriamo. Un peccato. Quindi sole. Abbiamo sole. Speriamo sole, senza safety. Entrato Dario, se no provo a invitarlo, sì, anche io. Sì, no, l'ho invitato. Non vorrei abbia avuto qualche problema. No, magari hai capito, corrente, maltempo. Molte volte succede. Per adesso ancora non hanno premuto, quindi vediamo un po' quello che un pelo essere... di volume, ci dice Max. Max, sì, ci dice un pelo di volume. Un pelo di volume, allora alziamo un pedino. Ecco qua. Abbiamo alzato. Allora, ci siamo. Siamo di nuovo tornati in diretta con il giro di formazione, con l'ottimo tempo di Squirtator, Snake lì, Dario è nella sezione, ecco, rientrato Dario, speriamo davvero che possa prendere il controllo. Dario, allora, i primi cinque con le gomme sono invertite, sì. Gialla, bianca, poi abbiamo Simo in gialla e Gianni a sorpresa in rossa, sì. Intanto Squirtator
è stato squalificato, Sì, quindi non problemi per so Squirtato. se. Intanto vediamo la classifica con Simo Vedo 87 punti, Squirtato 77, Gianni 49, Penix 48, Snake 46, Nava 44, Gianluco 33, Andy 33, Dade 30, 29 per Angie, Dario 25, Luca 20, Fabricante 19, Field 9, 8 per Buffett Toxic con Cliff 5, Ciccio insieme a Pernazza Pietro 0 punti. Questa è la classifica del campionato. Andiamo a vedere invece quella della scuderia Mercedes, 126 punti, l'Aston Martin 95, l'Alpha Tauri 92, 75 per l'As, 50 per l'Alpine, 48 Ferrari, 44 invece la Williams, McLaren 41, 25 la Red Bull, 14 la Renzi. Poi adesso siamo sulle gomme, dicevamo gomme hard, Gaetano, come sottolineavi tu, per Snake, quindi Sì. andiamo a vedere un po' anche. Andiamo a vedere. Intanto Dimmi, dimmi. Garra voleva sapere quanto Squirtator in 1:27. Quindi ottimo. Volevo. Sì, un ottimo tempo di 7.001. Poi naturalmente andremo a capire se in effetti già un tempo stratosferico. Intanto Max ha regalato abbonamenti a Google. Sì. Grazie a Max. Andiamo un Io po'. sono on board da metà classifica, eh. Sì. Squalifica Siki. Verifica per la posizione per Siki. Però non vedo Squirtator Squalifica per Field anche, per Field. eh. Non lo so come mai. Andiamo a vedere che non vedo Squirtator. Vediamo un po'. Ecco, Non ah, c'è Squirtator Spirito. è fermo lì, è fermo ai box, è fermo sul settore, lo vedo fermo sulla linea. Vabbè, vediamo, stanno partendo comunque, dai. È Sì, Squirtator stata una sembra finta sia partito, squalifica. una finta squalifica perché poi l'ho visto partire in effetti, eccolo No, lì. bellissimo. Sto gioco molto interessante, Salvo. Con Nas, sì, che parte, Squirtator è lì in prima posizione, ma non riesco a capire se in effetti Allora, è vado io on board, dentro. vediamo. Sì, è dentro, il primo, Ah, ok, Salvo. perfetto. Quarto è Field, Però me lo dà, quinto. però aspetta, me lo dà a 22 secondi di distanza. Vediamo, Sì. riesce. Non capisco con Dade in prima posizione, seconda posizione per Dade, terzo è Snake, Cliff quarto, Field quinto, sesto è Siki, settimo No, Gianni. a me Salvo mi dà un'altra lobby, mi dà, eh. In che senso? Scusami, Gaetano. A me mi dà, alla mia live mi dà Squirtator primo a Sì. 25 secondi, poi Snake e Dade terzo. Non lo so se è giusta Cliff come ce l'hai tu. quinto, Squirtator abbandonato. Andiamo a invitarlo. No, mi sa si è ritirato, Salvo. Andiamo a invitare, vediamo un po'. Si è ritirato, mi l'ha ritirata a me. Menu principale. A me me lo dà ritirato, Salvo. Con Field in ottava posizione, decimo, undicesimo Pernazza, per adesso continuiamo, vediamo un pochettino. Dade per adesso lo dà primo, con Snake secondo, in effetti Squirtator ritirato, problemi per Squirtator, con Nava secondo, Field è in C'è problemi qualcosa che non va, Salvo, per. perché quando passano dal traguardo mi cambia la classifica. Adesso mi dà Snake primo, Dade secondo, terzo Simo, quindi non lo so tu come ce l'hai. Dade. Sì, in effetti Max ci dice che sicuramente c'è stato un bug iniziale. Bug iniziale. Vediamo un po' se la. Perché vedo Dade Sembrano due gare in prima. diverse.
In effetti danno due gare diverse, Salvo. Rifacciamo la lobby, rifacciamo la lobby. Ok, allora rifacciamo, dai. Avvisiamo tutti. Ok, abbandoniamo, dai. Faccio. Allora, abbandoniamo la lobby. Metti il trabocco in pista, bravo.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Yeah.
Ok amici, siamo tornati Gaetano. Allora, abbiamo sistemato, piccolo problemino diciamo tecnico, ogni tanto succede purtroppo con i dispositivi elettronici, capita di saltare ogni tanto, ecco, speriamo di non succeda più. Forza Alpine, già si è subito Zio Bobo pronto, carico per diciamo così incitare l'Alpine, che sta andando bene, dobbiamo dire, l'Alpine con Dade ha fatto un'ottima diciamo qualifica. Il pilota Alpine, ricordiamo ai ragazzi che devono caricare gli assetti Ma speriamo abbiamo risolto così. Non mi sembrava giusto. Assolutamente, dopo tutto il sacrificio che avevano fatto i nostri amici, i nostri ragazzi, era giusto dare la giusta possibilità a tutti. Quando si crasha sono questi problemi di bug, cerchiamo di evitarli. Salutiamo anche Enon, il nostro AN, che ricordo che l'Alpine è l'anagramma dell'Alpa Tauri, dice il nostro Umberto, quindi anche un po' di diciamo così di folklore sotto questo punto di vista. Dicevamo, abbiamo visto un'ottima qualifica da parte di Squirtator, quel 27.001 per un millesimo, un centesimo, anzi un millesimo, scusate. Però vedevo dai tempi che il terzo settore è stato ultra veloce nava ultra veloce, sì, è evidente. Forse un assetto molto scarico, volevo dirti questo, Gaetano, perché lì è tutto il rettilineo lungo, quindi può darsi che la velocità di punta di Nava abbia inciso tantissimo. Bisogna capire adesso sulla gara. Naturalmente adesso cambia tutto, perché comunque i ragazzi possono anche modificare un po' l'assetto, visto che abbiamo rifatto tutto, però vabbè. Capita anche diciamo di dei bug, ogni tanto succedono, speriamo sempre che di meno rispetto a quanti anni, rispetto all'anno scorso forse un pelino di meno, l'anno scorso un po' forse più ci siamo, forse ci problemi. Siamo sì, okay, ci siamo, siamo. Giro di formazione lo dicevamo con i nostri amici, eccolo qui, Installation Lab, hanno mantenuto un po' la strategia. Sì, anche... le gomme, strategia sembra uguale a prima, salvo. Quindi... Sì, hanno mantenuto un po' le gomme con i nostri piloti, che naturalmente abbiamo rispettato il meteo, quindi non ci sarà l'incombenza della pioggia. Meteo limpido per questa gara di Miami, con un po' tutti i nostri piloti che stanno scorrendo verso Buonofield con questo decimo tempo, pilota Alfa Romeo. In casa Alfa Romeo c'è bisogno di tanti punti, Gaetano, quindi ecco qui che intanto scorre la classifica con Simo Wed 87 punti, Squirtator 77, 10 sono le lunghezze di ritardo di Alessandro nei confronti di Simone, che per adesso guida Gianni, l'altra Mercedes 49, Penix 48, Snake 46, Nava 44, 33 Gianluco insieme ad Endri, Dade 30, 29 per
Engi, Dario 25, Luca 20, 19 Fabcande, Filippo 9 punti, Baffo e Toxic insieme a Cliff 8, 5 Ciccio, 5 per Nazza, 0 per Pietro. Questa è la classifica della categoria Elite. Ricordiamo, Gaetano, che qui si corre senza nessun tipo di assist, di aiuto, quindi sì, sì. Non c'è nessun aiuto per questi campioni. Guida la Mercedes con 126 punti, la Aston Martin con 95, 92 l'Alpha Tauri, l'AS 75, l'Alpine 50, la Ferrari 48 con la Williams a 44, McLaren 42, 31 per la Red Bull, chiudeva l'Alfa Romeo. Tanti piloti in gomma gialla, pochi in gomma bianca, due in gomma rossa. Attenzione ai due piloti, diciamo, in gomma rossa. Bianca e gialla si sono divisi, Salvo. Diciamo che sono 50%, e due in gomma rossa, di cui Gianni Mercedes, quindi potrebbe scattare più veloce, diciamo, e dare battaglie di giri, e Ciccio in AS, che parte dal dodicesimo tempo. Sì, gli unici in gomma rossa. Potrebbero esserci delle diciamo una doppia chance per i piloti in gomma rossa. Naturalmente Nava, problemi per lui, non si posiziona in modo corretto. Potrebbero finire in rossa bianca oppure una doppia sosta con rossa gialla. Vediamo un po'. Adesso siamo nel momento clou, quello della partenza. Aspettiamo il via dai commissari di gara. Poi sarà partenza. Andiamo. Si stanno sistemando un po' i nostri piloti. Aspettiamo che tutti si accendono i semafori, 2, 3, 4, 5, vediamo poi la partenza, vediamo il motore su, spengono i semafori, attendiamo la partenza, okay, parte bene Squirtator, vediamo come affronta la prima curva con Snake che si avvicina tantissimo, l'Alpine di Dade che riesce ad infilarsi dietro Gianni con Simoved in quinta posizione, Nava sesto, Cliff settimo, Siki in ottava posizione che arriva larghissimo, la Ferrari di Field di Engie riesce forse a passarla, sì, riesce a passarlo anche se lì curva davvero difficilissima con Siki, Field dietro Ciccio, Andri, Luca sfilano un po'. Nessun tipo di problema, sembra davvero puliti, dei sì, professionisti, dei professionisti con Squirtator che imprime già un ritmo infernale, ma lui è in gomma rossa, Snake gomma bianca per lui, seguito come un'ombra dalla Alpine di Dade in terza posizione che già subito si fa minaccioso negli specchietti. Gianni non molla lì in gomma rossa, forse adesso sarà un po' più veloce rispetto agli altri, forse vorrà un po' anticipare il pit, staremo a vedere cosa succede. Direi una partenza bellissima, Gaetano. Sì, pulita, soprattutto attenti in curva 1, si sono lasciati spazio a vicenda tutti quanti i ragazzi, piccoli contattini ma ci stanno tutti, quindi bravi. Bravi davvero, diciamo i nostri campioni, ricordiamo che qui si gioca senza assist, quindi è ancora più difficile sicuramente Gianni i punti intanto distaccati. Con gomma rossa ha sopravanzato Simoved, si è portato in quarta posizione. Si è portata in quarta posizione con Squirtator che già fa il giro veloce, 1:35-255, dice la nostra grafica, con Gianni che per adesso è in quarta e non molla. E la gomma gialla rispetto alla gomma bianca è leggera la differenza, non è tanta, quindi ci sarà sicuramente da guardare questa dinamica. Secondo giro per i piloti che stanno andando a imprimere un ritmo, 9 sono i decimi per adesso di vantaggio. Andiamo a guardare quello che succede dietro. Snake seconda posizione, Dade terzo, Gianni minaccioso nei tubi di scarico dell'Alpine, in quarta posizione Simoved quinto, sesto Nava, settimo Cliff, ottavo Penix, nono Engie, decimo Field, Masiki è molto vicino, vediamo, lo affianca all'interno e lo riesce a superare, si porta in nona posizione. Attacco di Field, di per Field. Il momento ancora non c'è il DRS, quindi per il momento sono molto veloci per adesso, con Siki in undicesima posizione, Ciccio dodicesimo, tredicesimo Andri, quattordicesimo Luca, quindicesimo Dario, molto vicino a Luca, sedicesimo Toxic, diciassettesimo Sardo, diciottesimo per Nazza, legato per adesso in ultima posizione. Squirtator guida, ma Snake è
vicino, non è lontano, sta recuperando. Abbiamo visto tanti allenamenti dove sia Snake che Squirtator se le suonavano di santa ragione. Giro veloce per adesso di Squirtator, 1.30, 945, già subito sotto il muro del 31, pilota della Mercedes che sta imprimendo un ritmo infernale. Squirtator, eccolo lì, 1.30, 1.39. Ottimo. Tempi importanti, e tra qualche giro si potrà azionare. No, già in questo giro si il DRS. Per adesso c'è guida sempre Squirtator, ma non molla Snake. Vuol capire, lo studia, lo avvicina, naturalmente sa che sono in strategie diverse. Secondo me Snake se la deve giocare qui, se la deve giocare nel con Squirtator, capendo che ha quei 2-3 giri in più rispetto alla gomma gialla di Squirtator, ed è lì che deve, secondo me, imprimere il ritmo, anche se lo vedo molto molto Snake più vicino, vicino. Snake è vicino, è andato a recuperare Squirtator. Si stanno già cominciando a studiare, Snake, anche Gianni. Gianni Snake vicino. Riesce a salire proprio tanto sui cordoli delle due curve, quelle strette, Salvo. Sì, riesce Gianni proprio a salire tanto sui cordoli. Gianni intanto prende l'Alpine di Dade, lo attacca prima del punto di frenata. Riesce a passarlo, grande Dade, che naturalmente per adesso nulla può con la gomma rossa di Gianni, ma attenzione che tra qualche giro la gomma rossa comincerà ad avere un po' di problemi. Dade lo sa e quindi si mette lì in modalità caccia, aspetta la sua preda. Davide per adesso Gianni in quarta posizione. Aiutare Squirtator, Sì, naturalmente stanno dominando le Mercedes in questa categoria, in Elite, 126 punti, lo ricordavamo dalla nostra classifica puntuale che arriva in questo momento, vedete, 126 sono i punti della Mercedes, impressionante è il ritmo per adesso che stanno impremendo le due Mercedes, con Squirtator per adesso in prima posizione e Gianni in terza, Dade lì in quarta posizione, quinta è Simoved e Nava, lo dicevamo, era super velocissimo Nava, per adesso in sesta gomma posizione, gomma bianca, gomma bianca, e Vito Cliff bianca. Cliff con la sua Aston Martin è andato a riprendere Nava. Penix per adesso lì in ottava posizione, Engie nono, decimo Ciccio, undicesimo Field, dodicesimo Dario, ma che rimonta di Dario, partito ultimo, dodicesimo Toxic, tredicesimo Luca, quattordicesimo Siki, quindicesimo Andri, sedicesimo Sardo, diciassettesimo Dade su Gianni, lo dicevamo perché Dade naturalmente ha aspettato lì, sono davvero appaiati ruota a ruota, affiancati, e riesce a passare Dade, ma non molla Gianni, staccata che tenta field, staccata di Field su Ciccio. Riesce a passare anche Field con Dade che deve resistere dall'attacco di Gianni, ma penso che tra qualche giro Gianni un po' di problemini li avrà. Snake franco bollato sempre a Squirtator, sempre in zona DRS, non vuole uscire dalla zona DRS perché sa che se esce Ivano drift, drift uno, per Ivano, problemi per Ivano che la perde, adesso riesce a rientrare in pista. Ricordiamo che Ivano sta correndo in modalità Elite, bravo Ivano a non aver paura di questa, diciamo, modalità, lui che oggi vuol lottare per la McLaren che sostituisce Baffo, ricordiamo, quindi vuol portare punti, ricordiamo che i punti si arriva fino al 15° posto, quindi mancano due posizioni a Ivano per prendere un stratosferico punto, sarebbe importante per anche vicinissimo il gioco. Andava, Salvo. Sì. Andiamo a vedere perché Cliff è vicino a Nava, prende Nava senza la zona, ma guarda Nava che velocità è, non riesce Cliff a prendere con tutto ciò che ha l'ala, a significare quello che dicevamo prima. Nava ha un assetto secondo me molto scarico, quindi ha una velocità di punta elevatissima. Poi andremo a guardare con la nostra grafica le velocità di punta di questi campioni. Attenzione perché Snake ha franco bollato, ha messo nel mirino Squirtator. Mamma mia, vicino.
Vicino? Lì è impossibile naturalmente solo pensare di attaccare, poi ci sarà la zona DRS. Lì un pensierino si potrebbe fare, è importante uscire bene da questa curva, la numero 8. Perfetta, La fa perfetta, adesso si mette lì in scia, vediamo se Nava, se Snake tenta l'attacco adesso o nel secondo rettilineo molto vicino sull'interno di Squirtator e passa! Passa, adesso, passa non Snake, non vuole aspettare. Passa Snake, si porta in prima posizione. Grande Erminio che al giro numero 6 diventa leader del Gran Premio di Miami. E si porta avanti a Squirtator che naturalmente sa che la gara è lunga e sa che comunque c'è da soffrire in questa gara. Apre l'ala morbida Alessandro per mettersi in scia dell'ass di Snake, cercare un po' di farsi trainare. Non c'ha forse un pelino di assetto un po' più carico, forse Squirtator rispetto a Snake. Poi andremo a capire. Intanto 8 decimi, sta imprimendo un gran ritmo Snake. Attenzione perché vuole andarsene via. E Cliff non riesce a superare Nava. Lo dicevamo, l'analisi che facevamo prima, l'assetto di Nava è secondo me ali 0-0. Per adesso è sesto, con settimo Cliff, ottavo Penix, nono Angie. Bravo Edoardo, per adesso pilota Ferrari, c'è bisogno un po' anche di tanti punti in casa Ferrari, con Ciccio, che gran gara anche che sta facendo Ciccio, Bravissimo Ciccio, decima posizione per lui. Undicesimo Toxic, che aveva sbagliato le qualifiche. Williams, Giovanni sta anche lui pian pianino recuperando in undicesima posizione. Dario, bravo anche lui, recupera. Nava quando ci sono gli allunghi sui lunghi rettili. Sì, riesce a... scarichissimo. Ivano per adesso è in sedicesima posizione, seguito dal compagno di squadra Henry, quindi grandissima gara. Attenzione perché Henry mette nel mirino Siki, pilota Red Bull. Sì, vicinissima, sia Henry che Siki sono vicinissimi a Luca. Sì, sono molto vicini, c'è un quartetto, una gran battaglia qui nelle posizioni di coda, perché ricordiamo fino alla quindicesima posizione ci sono punti, quindi gara davvero accesissima per adesso. Nessun ritirato con Field, forse problemi per lui in 17esima posizione, 18esimo per adesso è Roberto in Pernazza per adesso, 18esimo posizione. Snake box, sempre Gianni, primo. Gianni ai box. Gianni ai box, lo dicevamo, ottavo giro, gomma, vediamo cosa va gialla, a mettere. Gialla, quindi ci sarà una doppia sosta per Gianni con Snake per adesso è lì. Ah, si è girato una Red Bull. Dario si è girato. Problemi per Dario. Peccato, stava facendo una bella gara. Attenzione perché Squirtator non molla l'ass di Snake. È nello stesso identico punto dove che prima. Intanto staccatona di Snake. Staccatona Squirtator naturalmente saggiamente. Non rischia nulla. Ha provato un po' a tentare un attacco, ma naturalmente la gara è lunga. Vicino. Qui ci potrebbe essere il secondo tentativo. Sa che il rettilineo questo è molto più lungo rispetto al primo. In effetti qui spalanca l'ala mobile, si mette in corsia interna e prima della conclusione della curva riesce a ritornare di nuovo in testa al Gran Premio di Miami. Giro numero 8, scodata di Squirtator, controllo sì. In derapata per la Mercedes di Squirtator, adesso è vicino di nuovo il sorpasso, vicino Snake, si mette sull'interno, cerca sull'esterno, ma lì era davvero difficile cercare un attacco. Saggiamente Squirtator ha difeso l'interno, la strada più corta, e si mette lì. Siki e Henry, dice, scarichissimi.
Bobo, andiamo a vedere. Con Dade per adesso in terza posizione, non è lontano, è a 5 secondi. Con Simowed in quarta posizione, il leader per adesso di questa elite, in quarta posizione. Nava quinto con Cliff che non riesce lì a prendere la scia di Nava, super scarichissimo Nava. Angie settimo con Gianni ottavo e Penix nono. Ciccio decimo, undicesimo Toxic, Siki dodicesimo, ma qui c'è bagarre tra Siki, Luca, Henry e Sardo che è ritornato in quindicesima posizione. Grande Ivano per adesso in zona punti. E intanto Snake è vicinissima a Squiff, torre sul andiamo, non possiamo perdere un solo minuto, anche se devo dire che c'è 4 decimi, forse sono sufficienti. Si mette in centropista, Snake tenta di farsi vedere ma è davvero lontanissimo. Lì, fumata per la Mercedes di Squirtator. Secondo me vuole stare lì, salvo Snake. Non sì, sta... ha un po' provato, ha un po' capito, ha un po' capito, diciamo, quale potrebbe essere anche questa la chiave di lettura, eh? Perché ricordiamo che i due piloti sono in strategia diversa, quindi tra qualche giro, sicuramente intorno al 14° giro, dove quando inizierà la finestra dei pit, poi ci sarà sicuramente... E ricordiamo poi che dopo Snake avrà più prestazionali, diciamo, rispetto a questo primo stint di gara, che sì, sono a favore di Squirtator. Sì, quindi ci sarà un po' un cambio di rotta. Sì, Mowed intanto pian pianino si sta avvicinando a Dade, adesso è due sì, secondi. Loro sono in tutte e due in gomma gialla, quindi hanno stessa strategia, Simowed e Dade, mentre andava in gomma bianca è riuscito un po' a levarsi, a scrollarsi di dosso e sta andando pian pianino. Ah, arriva lungo Cliff, è arrivato lungo in curva 11 Cliff, quasi al bloccaggio. Gianni dopo il pit per adesso settimo con Angie ottavo, nono Penix, Ciccio, Toxic, Luca. Sardo è riuscito a passare Henry, forse Henry problemini per lui. Sardo per adesso va a prendersi Luca, solo perché Ivano potrebbe attaccare anche Luca. Gran gara per adesso di Sardo. E Nava si sta avvicinando a Simowed, a sì, 1.8. È a 1.8, vediamo se qui c'è l'attacco intanto della McLaren. Mamma mia, Snake l'aveva persa, salvo. Ah, riesce a controllarla, bandiera, infatti c'è stato un sintomo, intanto siamo su un Sardo che è sull'interno, riesce a passare Luca, si porta. 12ª posizione, gran sorpasso di Sardo nei confronti dell'Alpha Tauri di Luca e si porta in 12ª posizione, ma andiamo a vedere quello che succede lì in testa con per adesso Squirtator, con Snake che è per adesso dentro zona DRS. Gaetano, quanto è importante rimanere in zona DRS? Salutiamo anche Tommaso, buonasera Tommaso. Serve, salvo, serve soprattutto per far ricaricare, diciamo, l'ERS, non sfruttare al massimo tutto, diciamo, il pacchetto, anche le gomme, anche le gomme, ci potrebbe certo, essere certo, anche quello, ecco. Quindi la gara è lunghissima, sicuramente Snake sa che tra qualche giro Squirtator deve fermarsi, quindi è lì che deve, diciamo così, far la differenza in quei giri dove non ha il pilota Mercedes. Ma in effetti non davanti, sta affondando le frenate, sì, le staccate, non sta spingendo come un mazzo, secondo me sta aspettando che lui rientra, si fermerà i box e poi per cambiare ritmo alla pista libera e spingerà, secondo me. Eh sì, perché adesso c'è naturalmente il cedimento. Andiamo a guardare quello che è un po' la situazione gomma. Eccola qui pronta la nostra grafica con 40% del consumo gomma per la Mercedes di Squirtator. Andiamo a vedere Snake, 31%. In effetti c'è un po' di differenza tra le due vetture, naturalmente dettato da diverse gomme. Guarda quanto recupera sul guidato Snake. Mamma mia, tanto. Tanto, e Nava è quasi sotto a Simone, a 1.8, 1.6.
Bobo ci dice di andare a guardare la velocità di punta di Siki ed Endri, che sicuramente, attenzione perché forse Squirtator è passato, no, non è passato, era la mia impressione, sembrava che era passato. Andiamo a guardare le velocità di punta di Endri, che sicuramente un assetto abbastanza scarico del pilota McLaren. Però quanto non paga, andiamo, quanto non paga avere l'assetto scarico rispetto all'assetto carico, perché non sembra essere, diciamo, la strategia vincente su questa pista, che la parte guidata incide forse di più. Magari, bravo, magari si guadagna di più nella parte guidata che magari quello che recuperi nella parte veloce. Molti preferiscono più magari essere un po' più carichi, rischiare di meno magari, però essere sicuri di portarla a casa. E intanto Nava pian pianino sta mettendo nel mirino la Aston Martin di Simoved, con Dade che per adesso un ottimo terzo posto per Davide. Lontano 8 secondi, ma questi due francobollati dal primo giro se li stanno suonando. C'è stato un doppio cambio di guida al giro numero 6, al giro numero 8, tra l'As di Snake e la Mercedes di Squirtator. Poi Squirtator è ritornato di nuovo in testa e per adesso sta lì, ma secondo me Snake sta aspettando che Squirtator entri in box, anche se mi sembra adesso davvero vicino, quindi può tentare qualcosina Snake in questa fase. Vediamo, è molto vicino bandiera blu, già cominciano i doppiaggi, vediamo se Snake tenta l'attacco. Siki intanto è vicino a Sardo, Siki. Sì, andiamo subito a vedere, ma andremo a guardare, ma anche se Snake sì, è lì, ma si mette azione di disturbo solo per far capire a Squirtator della presenza. Non entra in box, quindi un altro giro lo fa Squirtator. Infatti si apre Sardo, la... Siki su Sardo, andiamo a vedere, come dicevamo anche dal quello che diceva zio Bobo. Siki ha un assetto abbastanza scarso. Box per Dade, andiamo a vedere il tempo di Dade, quanto ci mette, 2 secondi e 3 pit lane per l'Alpha Tauri con un tempo di 9 secondi e 3 entrata e uscita, naturalmente 21 tempo totale di uscita. Entra in settima posizione. Dade ha provato a fermarsi prima per vedere se carico. Intanto c'è l'attacco di Snake nei confronti di Squirtator, curva numero 11, con un contrattacco. Naturalmente lì saggiamente Squirtator non affonda il piede, sa che ha un avversario. Naturalmente c'è molta, molta, diciamo, si rispettano in pista questi due piloti, che sanno che se ne suoneranno fino alla fine. Adesso Squirtator aspetta, non molla. Naturalmente saggiamente ha capito che era inutile attaccarlo lì, perché qui c'è la zona DRS, spalanca la mobile a metà rettilineo, si porta avanti facile per Squirtator e ritorna di nuovo in testa. Quella è la maturità di un pilota, capire, diciamo, la saggezza dell'attacco, nel senso lì poteva contrattaccare, ma sarebbe andato allo scontro quando 100 metri dopo c'è la zona DRS, quindi saggiamente ne approfitta. Ma penso che adesso Squirtator debba pensare un po' anche a fermarsi, perché sono 15 i giri 15 in questa gomma giri, gialla, comincia a allungare lo stint e montare la rossa, chi lo sa, anche perché Gianni, ricordiamo che è partito in rossa e ha montato la gialla. Come vedi, guarda, anche Luciano dalla nostra chat dice Squirtator sta aspettando un po' troppo, rischia l'undercut da quelli dietro. Potrebbe anche essere, occhio, perché poi ti fai un po' prendere. Intanto Snake di nuovo lì in scia, c'è già doppiato, vediamo, tenta un'azione di disturbo con Field, penalità per ammonimenti multipli. 3 secondi, pronta, nostra grafica. Box per Phoenix e Siki.
Box per Penix e Siki con McLaren, si portano in nona e decima posizione. Sì, la Red Bull che si naturalmente si sposta, si mette fuori traiettoria, bandiera gialla naturalmente per loro. Adesso vediamo se Squirtator si ferma. Io penso che adesso sia il momento propizio, perché già siamo al quindicesimo giro, più di metà gara. Vediamo, niente da fare. Oh, Squirtator continua, incredibile, in gomma gialla. Sta continuando. Però gialla rossa, secondo me, va bene. Andiamo a vedere. 52% di consumo per le gomme gialle di Squirtator. Comunque al 60%. Davvero un ottimo controllo della gomma. Però si vede che un po' adesso, perché Snake è un po' più vicino nei punti, diciamo così, guidati, quindi lì è tutta gomma, tutta tenuta di un ma po', sì, dovrebbe resistergli, esami. In effetti sì, anche Bobo lo sottolinea, si è abituati. Nava e Cliff ai box, sai. Nava e Cliff ai box. E guarda Gianni con la strategia, dov'è? Gianni terzo, è terzo, ma lui si deve rifermare, perché comunque... E chi l'ha detto? E chi l'ha detto? Non lo... mi sembra, siamo sul 28%, 10 giri. No, ah, dici fare. Che potrebbe farcela. E certo, quindi... ha fatto l'inverso, secondo me ha fatto l'inverso di Squirtator, quindi hanno optato per una gialla rossa e rossa gialla per le due Mercedes, così. Incredibile. Ci hanno spiazzato sotto questo punto di vista. No, noi stiamo pensando così, però almeno bisogna capire. Bueno, intanto devo fare complimenti a tutti i piloti, perché per adesso zero safety car, non lo gridiamo. Intanto Cliff, settima posizione, Angie, ottavo, nono Penix, decimo, box Squirtator, sono qui giusto, andiamo a guardare, Squirtator box, qui cambia, potrebbe cambiare la gara, attenzione perché Squirtator... No, gomma bianca, e allora qui si ferma un po' troppo Squirtator, si è fermato un po' troppo Squirtator, 2 secondi e 3, ma il tempo di uscita montato bianca Gaetano è 17 giri e 13, ha opzionato per un pit lungo con la gomma gialla, ma vedremo. Cioè è strano fare di 16 giri con la gialla e poi montare una... E allora tutto adesso dipende da Snake. Perché poi dopo con la gomma gialla ci sarà... Diciamo che la rossa 8-9 giri li fa. Sì. Snake secondo me monterà la rossa, secondo me. Può darsi, perché secondo me tra qualche giro Snake potrebbe pensare di mettere la rossa, perché 17 giri si è fatto un po' portare da quella, da Squirtator, quindi risparmiando anche nella gomma. Staremo a vedere. 12 giri sulle bianche, peccato uno spreco così, in effetti anche a N ha questa sensazione. Andremo a vedere poi quello che poi è la pista, ragazzi, poi la pista è quella che comanda. Intanto ci dice che Snake ha 16 secondi, box per Snake, e qui c'è la gara. Date su Gianni, ma andiamo a vedere, perché questo è il momento vediamo, gialla. Dade e Gianni sono vicini. Lui comunque aveva l'opzione della gomma più prestazionale. Sì. Dade su Gianni che sta ritornando con Snake che va in seconda posizione e Squirtator ha preso, vediamo quanto di vantaggio, 2 secondi e 4. 2 secondi ha guadagnato. 2 secondi e 4. Con l'undercut. Andiamo a vedere, perché questa è davvero una pista che offre tanti spunti anche a livello tattico. Con Simowed per adesso è quinto. È una delle poche piste dove si può differenziare, diciamo, la sosta, salvo. Puoi scegliere di variare, sì. Di non fare la solita, diciamo, la standard. Intanto Nava sta cercando in tutti i modi di andarsi a prendere
quel Simued è in zona, guarda, un secondo netto il distacco, è entrato in zona DRS Nava. E intanto per il momento Snake non riesce a guadagnare su Squirtator, eh? Magari gomme fredde ancora, quindi naturalmente non... gomme fredde, anche se devo dire che da un certo punto di vista le bianche sembrano un pelino più prestazionali rispetto alle gomme gialle. Almeno al momento sì. Quindi siamo quasi a 3 secondi il vantaggio per adesso di Squirtator, con Snake che mi sembrava un po' meglio in gomma bianca, però vediamo. Gianni, allora box Gianni, vedi, box Gianni, quindi doppia sosta per la Mercedes con Dade per adesso terzo, quarto è Simoved, quinto Nava, sesto Gianni, che adesso deve fare i conti con i piloti, con Cliff che sta arrivando adesso, esce lì la Mercedes, ma Cliff è davanti, deve ancora uscire con Angie in ottava posizione, Penix nono, Ciccio decimo, undicesimo Toxic. Adesso Snake ha iniziato a spingere. Adesso andiamo a seguirlo. Tredicesimo Andri, quattordicesimo è Sardo Field in quindicesima, sedicesima posizione con Dario in diciassettesima. Field e Luca in bagarre con in questo giro Snake ha guadagnato 7 decimi, Salmo. Sì, 2 secondi e 3 stanno cominciando ad andare in temperatura. Per adesso il giro veloce ce l'ha Squirtator. Dade ottimo terzo, Salmo. Dunque, in gran gara di Dade, terzo sia in qualifica che in gara, ha dimostrato davvero una crescita esponenziale Dade. E Nava vicino a Simoed. Lo ha preso Snake, giro veloce 1.30 520 per il pilota dell'AS, che si va a prendere anche per adesso il punto aggiuntivo, eccolo lì Snake, 1.30 520, lampeggia di fucsia. Bravo Nava. È arrivato lungo Nava in curva 2, è arrivato lungo Nava, prende di nuovo vantaggio, respira Simoed, ha perso un po', ma che gran gara anche di Simoed, ricordiamo che Simoed arriva largo anche Simoed in curva 8. Nava per adesso quinto, sesto Cliff. Snake sotto i 2 secondi, Snake. Snake sta cominciando a macinare, mancano 9 giri al termine, non sono tantissimi. Erminio impeperonato, dice Bobo. Davvero molto ci vuole andare molla, a prendere, Snake, non molla, vuole andarsi a prendere. Anche Squirtator, sta spingendo. Squirtator è lì, sta cercando in tutti i modi. Vedete, 1 secondo e 9 il distacco per adesso di Snake nei confronti di Squirtator. Con 8 secondi il vantaggio di Snake nei confronti di Dade. Farà di tutto Squirtator per non dare il DRS a... Perché lo prende, sono dolori, che poi lì si deve naturalmente difendere. Gianni, settimo, con la doppia sosta, comunque Gianni è riuscito a risalire in settima posizione, adesso a gomma fresca e a 5 secondi da Cliff, potrebbe andarlo a riprendere, con Angie in ottava posizione, nono Penix, decimo Ciccio, ma che gara per Ciccio che è andato a prendere... L'AS Alpha Tauri di Penix, attenzione perché adesso Ciccio ha preso Penix con Toxic, undicesima posizione Siki, dodicesimo Andri, tredicesimo Sardo in quattordicesima posizione, quindicesimo è Dario e adesso eccole qui con 1 e 9 Squirtator è a 1 secondo e 9,
Snake riesce a mettersi per adesso in seconda posizione. Un secondo e 9, sta recuperando, si sposta saggiamente Dario, ottimo, fa passare ottimo. L'ass di Snake, 1 e 8, sta recuperando, la gara è tutta qui, 22esimo giro. Ah, ma sempre lì, 1 e 9, 1 e 8, incredibile. Ers, una gestione Ers magistrale, Ers, quella di Squirtator. Diciamo quella di Squirtator, sì, che ce l'ha al 50%, mentre segnala Zio Bob. L'ha usato tutto. Sì, Squirtator. Però adesso è 1 e 6, da 1 e 6 a Squirtator. Quanto è importante anche la consapevolezza, l'esperienza, poi diciamo, del pilota, perché comunque Squirtator sa che prima o poi arriverà Snake. Secondo e mezzo, quindi si sta conservando un po' l'ERS per poi cercare di resistere come meglio può. Un secondo e mezzo. È dura. Saranno davvero 7 giri di fuoco questi. Sette giri di fuoco, 1 e 4, salvo 1 e 4, scende ancora il distacco. La Mercedes Nava è a un secondo di nuovo da. Sì, Nava è andato a riprendersi di nuovo l'errorino. Guarda quanto tempo ci ha impiegato Nava per andarsi a riprendere di nuovo da Simoed, che per adesso è quarto. Nava lì, quinto, ma che gara anche di Cliff, per adesso sesto. Settimo Gianni, ottava Angie, nono Ciccio, che è riuscito a passare Penix con Siki in 11ª posizione, Hendry 12esimo, Toxic 13esimo, Sardo per adesso ottimo, 14esimo Dario 15esimo posto, 16esimo Luca Field 17esimo, 18esimo è Pernazza. Nessun ritiro Gaetano, gara esemplare per i piloti in pista. E ricordiamo, siamo in modalità Elite, quindi davvero Elite Snake 1 e 1, 1 e 1, e lì aggressivo. Vedono la McLaren di Sardo che saggiamente si fa da parte con Snake che prende la scia. La McLaren si piazza lì. Bravo Ivano. 4, sta resistendo. Sta resistendo. 23esimo giro che sta per concludersi. Inizia il 24esimo giro. Sempre lì. 1 secondo e 3 il vantaggio di Squirtator nei confronti di Snake. Con Dade in terza posizione. Simoved, ma attenzione perché Simoved adesso franco bollato da Nava che tenta subito l'attacco in curva 1. Gran staccata, contro staccata di Simoved. Sono affiancati lì adesso. Sono uno dietro l'altro. Naturalmente, adesso Nava deve accodarsi. Simoved riesce a prendere la traiettoria, ma secondo me Nava, se è furbo, deve aspettare, perché deve sfruttare questa velocità di punta che ha. Deve cercare di prendere 1 e 2, 1 e 2 il vantaggio di Snake, lo svantaggio, 1 secondo, sta entrando quasi in zona DRS, vediamo se ci riesce, zona DRS, giro numero 24, ritorna in zona DRS, e adesso sarà dura. Guarda, non vuole mollare la zona. Adesso è dura per Squirtator. Saranno 4 giri di fuoco perché deve domare il leone dell'As. 5 giri al termine, come segnala la nostra grafica. 5 tornate con 8 decimi di vantaggio di Squirtator nei confronti dell'As di Snake.
secondo me vicinissimo a Simoved. Sì, Dade vicinissimo, anzi a Simoved, forse Dade qualche problema perché Simoved lì, Dade va un po' fuori pista, riesce a passare Simoved. Dade è arrivato pelino lungo con adesso con piccolo derapata, piccola derapata per Dade con Nava. Che è riuscita Nava, È riuscito a rientrare in, forse Dade ha commesso qualche errorino perché è sprofondato il vantaggio di Dade. Forse problemi per Dade. Andiamo in testa, andiamo lì a vederci la battaglia per la prima posizione. Adesso zona DRS importante, la prima zona DRS importante per Snake con un pilota Williams doppiato lì davanti. Ce l'ha Snake. Vediamo, prende la scia a 4 decimi. Spalanca, anche se non vedo che non ha aperto l'ala mobile Snake. Non ha aperto l'ala, forse problemi per l'as di Snake, non ha aperto l'ala. A volte capita. Vediamo, andiamo a interrogare il nostro. No, ci dice ce l'ha, che non ce l'ha ha... Snake ce l'ha. Sì. Sulla gomme di Snake siamo al 24%. 26, sono molto vicine, ma adesso è vicinissimo Snake. Attenzione. Molto vicino Snake. Sì, c'è vicino Sam. Anche se anche nel primo stint, comunque qui Snake che ha attaccato Squirtator sembrava qui avere un po' più di velocità rispetto a Squirtator, che adesso difende sull'interno. Diamo, è in staccata, si fa vedere, ma naturalmente lì secondo me vuole aspettare l'ultimo giro Snake. Potrebbe aspettare l'ultimo giro, ma deve caricarsi con l'ERS. Si sta caricando. Qui in questo punto sembra avere un po' più di dimestichezza su questo tratto tortuoso, ma qui è vicino però Snake, qui è vicino, attenzione perché prende la scia, vediamo se apre la mobile. Si caccia anche dalla scia, guarda come ha alzato il piede, non vuole superare. Io non lo vuole attaccare, infatti non apre l'ala, io vedo l'ala di Snake chiusa, Attenzione perché Squirtator la perde, ne approfitta subito Snake. Vediamo, si mettono lì affiancati, ma passa Squirtator. L'ha fatto ripassare, secondo me sta caricando forse l'ERS. Vuole aspettare perché capisce forse che Squirtator potrebbe contrattaccarlo. E allora sta aspettando forse il momento propizio, perché io ho visto nel rettilineo che non apre l'ala mobile l'AS e non mi sembra che abbia problemi. Dei doppiati lì davanti lasciano correttamente passare un Squirtator che è lì, prende la scia. Prende la scia, ma è comunque lontano. Vedi, adesso apre la mobile l'AS. Io mi sembra di aver visto Snake non aprire l'ala mobile. Andremo a guardare nel dettaglio. Dobbiamo, se in effetti è così, se l'apre oppure no. Che mi è sembrato, almeno così apparentemente, che non l'aprisse nella zona DRS, che ricordiamo è, eccola qui, subito dopo questa linea che vedete a terra, in questo momento deve aprire l'ala mobile. Vediamo, adesso la apre Snake. No, è aperta. Adesso sì. È aperta, ma nelle prime, meno lì, ho visto che non l'apriva. Si fa vedere negli specchietti. Lungo, Field! Lungo, Field! Snake, piccolo contatto con Squirtator, Con Field, problemi al 27° giro, problemi per Field. Eccolo lì, ecco, vedete, Snake e Squirtator, il confronto dei due piloti con le gomme. Adesso abbiamo visto, adesso, attenzione Snake. Che siamo nel 28° giro. E Nava anche su Simoved, è 8 decimi. Stai su Nava e così godiamo un po' le due battaglie. Anche se qui Squirtator e Snake sono molto vicini, 28° giro.
Vediamo se tenta l'attacco qui molto vicino, anche se in difficile lì l'attacco. E adesso curva 12 per i due piloti che dal primo giro hanno impressionato per ritmo e tenacia. Complimenti, dice. Simoved la perde qua. La perde Simoved, ma attenzione perché qua potrebbe esserci l'attacco di Snake. Io non vedo l'ala aperta di Snake, eh. Non apre l'ala mobile Snake. Non ha aperto l'ala mobile. Inizia il 29esimo giro. Andiamo a guardare dietro. Simoved per adesso è terzo, con Nava quarto, quinto Dade, sesto Gianni, settimo Cliff, ottavo Angie, nono Ciccio, decimo Penix, undicesimo Siki, Dan Endri, dodicesimo, tredicesimo Toxic, Sardo, quattordicesimo, quindicesimo Luca, sedicesimo Dario, diciassettesimo Pernazza. Molto vicini adesso, molto vicini. Ultimo giro, molto vicini. Snake ha nel mirino adesso di nuovo la Mercedes di Squirtator. Vicino. Sì, adesso escono. Curva 8. Lo ha anche sempre attaccato. Sì, poi andremo a seguire. Lo ha sempre attaccato in questo punto. Vediamo se Squirtator riesce a resistere. No, Snake, problemi. L'ho visto andare dritto. Problemi. Forse per Snake, incredibile. Problemi, la riprende adesso, colpo di scena, problemi per Snake, incredibile, non ci voleva, è come se gli si sia staccato il volante, incredibile, è andato dritto Snake, incredibile sfortuna per il pilota che adesso deve portare la vettura ai box, ondeggia Squirtator, ma incredibile sfortuna per Snake che davvero stava assaporando questa vittoria che va di nuovo a Squirtator, vince il Gran Premio di Miami, Squirtator. Nava su Simoved, vediamo molto veloce, sull'interno, staccata, sono affiancati, ruota a ruota, staccatona, incrocia di traiettoria, riesce a passare Nava su Simoved che arriva terzo, Nava quarto, quinto Dade, sesto, un ottimo Gianni, ma che sfortuna per Snake con sesto Gianni, arriva Cliff, ottimo Vito, in settima posizione, è stata macumbata, dice Luciano, incredibile sfortuna per Snake, ne parleremo naturalmente post gara. Con Erminio, ma che sfortuna incredibile. Cliff, giro veloce, 1:30-130, si prende questa grande soddisfazione, Vito, di andare a prendersi il giro veloce all'ultima tornata. Arriva adesso Angie, ottava posizione per lui, confermo, volante staccato, incredibile, colpo di scena. Angie, arriva la Ferrari in ottava posizione, Ciccio, bravo Ciccio, nona posizione per lui, gran gara per Ciccio. Arriva Siki, decimo, bravo anche lui. Endri, undicesimo. Penix, dodicesima posizione. Poi via gli altri, incredibile sfortuna. Toxic, tredicesimo, quattordicesimo. E Sardo, pilota del giorno, e per adesso gioca, dice Siki. Basterebbe vedere. Complimenti a Sardo per la sua prima gara in Elite, dice Vincenzo. Sì, bravo Ivano. Ma che sfortuna, Snake. Ma che sfortuna, incredibile. Non ci vuole una grandissima gara, una battaglia davvero molto leale, molto pulita, molto rispettosa anche delle regole. Finalmente una battaglia bella, sanguigna, sotto tutti i punti di vista, tra due piloti, secondo me, che se la daranno fino alla fine. È stata bella. P9, Ciccio, grandissimo, sì, assolutissimamente sì. Sì, anche la battaglia Simoved Nava, bravissimi anche loro. Andiamo a vedere, primo Squirtator, Snake sfortunatissimo, seconda posizione Simoved, terzo Nava, Dade, Gianni, Cliff,
Ciccio in nona posizione, Siki, Endri, Penix, Toxic, Sardo, Dario, Luca, Penrazza e Field. Questo è quello che ha detto il Gran Premio di Miami. Breve spot e poi torniamo qui per le interviste con Squittato Snake e Simuel. Sì.
Ok, allora io direi tantissimi auguri al nostro Erminio che sono mezzanotte 00 e un secondo e fa 38 anni. Io gli faccio, poteva essere una grande vittoria, però volevo esordire con questa cosa. Grande, grande Erminio, però parliamo con Erminio. Io partirei subito con Alessandro Squirtator. Allora, che sudata che è stata, ma quanto è stata bella questa gara, Alessandro. Tanta sofferta, tanta, diciamo, battaglia con Erminio, mai sicura la vittoria fino all'ultimo, fino a quando poi dopo, purtroppo, la tecnologia o così la macumba, come qualcuno ha detto, non ha infierito contro l'as di Snake e quindi tu hai un po' portato a casa questa vittoria. Ma raccontaci una bellissima battaglia oggi in pista. Sì, l'avevamo visto, quasi al 60% il consumo della gomma di Squirtator in gialla, ecco, facevamo quell'analisi lì, però raccontaci tu dal vivo della gara. Ah, ci dicono che non si sente. Che non apriva il DRS, insomma, l'avevo capito che stava. A parte che devo ringraziare il muretto di Binky, il buon Koku, che mi ha detto che a un certo punto lui era scarico DRS mentre io stavo al 60, quindi ho avuto anche un po' più di consapevolezza della mia situazione in quel momento. Sì. E poi vabbè, ci sono stati grandi sorpassi contro sorpassi, però sono stato davvero davvero contento della lotta, un po' meno per come è finita, perché quando io l'ho visto sfortunato. Preferivo lottarmela piuttosto che vincerla così, sincero. Però sono davvero davvero questa vittoria dopo, diciamo, il mezzo disastro di Baku. Ci voleva assolutissimamente questa vittoria. Dicevamo per gli amici che la prima parte forse non si è sentita, quella dove Squirtator diceva che voleva andare su una doppia sosta, quindi come immaginavamo voleva andare su una doppia sosta, poi invece ha optato per una sosta, visto che comunque Snake era molto molto vicino in gomma gialla. Ecco, ti ha deluso di più la gomma gialla o la gomma bianca, Alessandro? Guarda, mi aspettavo di più dalla gomma gialla, però effettivamente ho visto che poi gialla e bianca il ritmo più o meno era quello, saranno state di un delta di 3-4 decimi. Quando ho fatto prova la prima volta, sì, la prima volta in bianchi in allenamento, non mi aveva dato questa sensazione, tant'è che avevo appunto optato per la doppia sosta. Ma quando ho visto che, quando dovevo andare a pittare al decimo giro per la doppia sosta, ho visto che comunque stava lì attaccato, ho detto, poi io sono un grande calcolatore, ti so dire, sì, che effettivamente ci vogliono 17 secondi per fare la corsia box. Quindi sapevo che dovevo recuperare 17 secondi con una sosta in più. E sarebbe stato un po', visto che non c'erano danni, quindi safety non ne potevano uscire, quindi ho detto vabbè, devo tirare a lungo quanto più lungo possibile la gialla, addirittura volevo tirarla così tanto da mettere poi una rossa alla fine, però ho detto no, ce l'ho qua, me lo devo gestire io. E poi ho dovuto anche gestire la benzina, perché quando al 17esimo, 18esimo giro sono andato anche sotto di carburante.
quindi anche nello snake alzavo il piede proprio Ah, ecco a. perché, ecco, quella era l'osservazione che ti volevamo dire a lui. Sembrava che Erminio era un po' più veloce sulla parte guidata, invece era proprio una scelta tattica No, tua nel no, recuperare lì carburante. è proprio, lì proprio riuscivo a recuperare quel 0,2-0,3 che mi permetteva di stare a più 0,5, più 0,6, perché poi me lo mangiavo in rettilineo. E poi quando ho Esatto. visto che lui non provava, ho detto allora posso fare anche lift e coast sulle staccate grandi, come l'ultima curva, come la prima, come all'inizio dello snake. E quindi è stata tutta una gara di gestione. Sì, è una Una gara di gestione. domanda tecnica. A quel punto, quando hai portato quella gomma gialla al 16° giro, mi pare che hai fermato, non potevi secondo te mettere la rossa a quel punto, o sarebbe No, stato davvero difficile no, poi un dopo? suicidio. Sarebbe 13 stato giri con la rossa. Un un suicidio. suicidio, Ne quindi fai niente. appena 7-8 con la Quindi, rossa. Va ecco, bene quindi. che tu va, quindi no. No, Non. non sarebbe stata una scelta azzeccata. Gaetano, domande per Alessandro? No, l'hai Solo una fatto tu cosa, solo l'ultimo una cosa. Dimmi, Solo dimmi, dimmi, Aless, dimmi Ale, una dimmi piccola Ale. osservazione. Innanzitutto a Vedetico, come sempre, ci sarà Pantera in chat che scriverà adesso l'errore della dedica. Sì, vabbè, come sempre, la solita dedica alla mia ragazza, alla mia Dedica. famiglia, ai miei amici. Anzi, il buon Pantera, la mia ragazza, perché si vede le live, la mia Sì. ragazza, ha notato che il buon Pantera, quando è stata la gara di Zandvoort, cosa che io non avevo notato, in chat ha scritto che se qualora io vincessi il campionato dovrei fare la promessa di matrimonio. Ai Ora è ai ai già. ai ai, te la facciamo fare in diretta, te la facciamo fare in diretta, altro che, No, quindi da quel giorno la mia ti ragazza mi ha tocca, iniziato ad allenarmi. ah Non è che tipo ecco, sta, vai, ecco, stai con me oppure chatta con me. No, vattene ad allenare, no, perché la devi vincere, la devi vincere. ecco, questa è una bella notizia, questa è una grande Auguri notizia, allora. porteremo questa Vabbè, cosa, facciamo che l'ultima gara alzo il piede con la rossa. addirittura. Non la far sentire sta cosa, no? Ti butta la Xbox al balcone. No, vabbè, Vabbè. sarebbe l'unica. Poi a questo punto, veramente, poi dopo non gliela faccio la promessa di matrimonio. No, vabbè, a Quindi, parte gli vabbè. scherzi. Vedremo, allora faremo, visto come i calciatori quando fanno la promessa di matrimonio alle proprie consorti lì vicino al campo, ecco, ci aspetteremo uno squirtato in live che fa questa cosa alla propria ragazza. Vedremo se vincerà il campionato, ma sarà lunga, sarà tosta, perché a parer mio Erminio non la darà vinta facile questa battaglia. Staremo a Grande vedere. Erminio, grande Gaetano, Erminio, domande per grande squirtato, se no passiamo a Erminio. Erminio. No, solo i complimenti come sempre, quindi hai già Bravo, fatto tutto tu. bravo, grande. Allora passiamo a Erminio, intanto gli auguri per il suo compleanno. Erminio, allora, Auguri, grande. a parte tutta la sfortuna, ma che gara, che bellissima gara, io vi invito a rivederla perché è stata davvero una bellissima battaglia in tutti i sensi. Però quello che ti volevo dire, Erminio, era una domanda un po' tecnica. Mi sono accorto che sulla seconda parte, quando tu avevi, diciamo, la gomma gialla lì, non aprivi l'ERS, scusami, il DRS, ma era un problema tecnico che avevi, o era solo una cosa nostra che vedevamo che non si apriva? No, effettivamente non lo aprivo Ah, perché non volevo l'aprivi, ecco, evitare. era Sì, voluto. allora bisogna dire che non mi aspettavo di essere così forte in questa pista perché comunque negli allenamenti Squirtetto era dimostrato comunque un passo superiore. Quindi a dire la verità non ho mai forzato, per cui stavo dietro per poi comunque Volevi superarlo o attaccarlo farlo. all'ultimo giro, ecco, era All'ultimo quello. giro, all'ultimo DRS, era quella la strategia già da inizio gara. E purtroppo, però, mannaggia, si è staccato Il il volante ti ha detto no. volante e mannaggia, praticamente non. abbiamo sofferto con te, guarda, devo essere sincero No, perché c'aveva preso questa bella battaglia, però vederti lì si è visto subito che comunque hai avuto qualche problema perché si è andato proprio dritto lì Sì, e si è quindi staccato. Peccato se. perché avevo con tutto il rispetto di Squirtator, che comunque è un broda fortissimo, avevo la gara in pugno, era tutto calcolato e alla fine, praticamente l'ultimo giro, in quel tratto prima del traguardo dove c'è praticamente l'ultimo DRS, lì al 100% lo superavo, quindi era quella la strategia. Peccato, Peccato. è stato Tu lo sai un po'. quanto Come? ERS avevo? Lo sai quanto ERS avevo? E io ne avevo Beh, 45, più il DRS.
Sì, rifacciamola, rifacciamola che... con le stesse. Ah, rifacciamo. Però fidati che io ne avevo tipo il 60%. Sì, infatti Squirtato l'avevamo notato. Volevi farmi, volevi... Sì, ma il 60% non lo sputtavi in quel rettilineo, ti rimaneva ancora Earth, quindi non ce la facevi comunque a difenderti. Sarebbe stato, stato bello vedere sì, la battaglia, ma sicuramente ci sarà modo a Imola, sicuramente ne vedremo di battaglie. Sì. Erminio, però la domanda tecnica adesso è questo, perché adesso Squirtatoro comunque ha vinto, mette diciamo tanti punti in cascina. Tu hai avuto diciamo così, hai dimostrato comunque di essere, diciamo sì, ecco quello volevo arrivare alla battaglia. La batosta, diciamo perché così, perché io andavo forte, quindi... peccato fermo. Peccato per sì, quello, però comunque c'è tanta diciamo carne al fuoco anche per te, un campionato questo che naturalmente si sta delineando con per adesso le tre forze in campo, sono tutte e tre qui, Squirtator, Snake e Simued, poi parleremo anche con Simone, però naturalmente ci sarà sicuramente da soffrire, da lottare fino alla fine, ecco. Gaetano, domande per Erminio? Allora, gli auguroni innanzitutto, vabbè, li abbiamo già fatti, poi niente, poi mi è dispiaciuto anche a me perché io ero un bordo proprio su di te, quindi se vai a vedere la live ero proprio, quando ho visto andare dritto ho detto no, poverino, in effetti ho sentito qualche brutta parola, qualche, vabbè, ho detto, però è andata così, sicuramente non posso dirlo, sono arrivate voci sotto fondo, l'abbiamo sentito. Però bravo Erminio, sicuramente una bellissima battaglia, pulitissima, anche nei duelli bellissima, da rivedere, guardate ragazzi, da rivedere davvero. Bravo Erminio, io passerei al terzo pilota in classifica, a Simone, che naturalmente ha fatto punti importanti. Poi andremo a guardare se è Squirtato riuscito a passarlo o meno in classifica generale, poi andremo a guardare. Però Simone, che gran gara anche la tua, una grandissima battaglia anche con Marco Nava fino all'ultima curva, però davvero bravissimo Simone, una gara questa che davvero ha segnato, perché è stata segnata forse dall'errore di Dadel lì su quella curva dove tu e Nava siete riusciti a riprenderlo. Raccontaci un po' com'è andata questa gara, soprattutto con Nava. Ma innanzitutto buonasera a tutti, auguri a Snake, auguroni. Sì, auguroni a Snake. Allora, diciamo che è una gara che quasi vorrei dimenticare, perché è vero, un terzo posto il che è tanta roba e sono stra contento perché l'ho presa come una vittoria, però diciamo che sono arrivato qui con allenamento quasi pari a zero, e diciamo che è una pista che non mi è mai piaciuta. Poi qualsiasi assetto io provi, i miei piedi probabilmente non funzionano qui. E qui sembra sempre di essere sul ghiaccio. Io non sì, lo so, no, non sei l'unico. Questa è una pista snervante sotto certi punti di vista. Esatto, quindi diciamo che tra Baku e questa mi è andata molto bene, perché sono due piste che odio. E sì, diciamo che con Marco Nava, già anche subito dopo la gara, insomma, mi sono congratulato con lui, è stata veramente una battaglia, qualcosa di epocale. sì, perché l'ultima curva, cioè io penso che ho fatto i vermi, però cioè, non riuscivo più a distinguere il piede destro, il piede sinistro, il volante, quindi diciamo che andavo di speranza. E è andata bene, dai, il terzo posto. La gara, ripeto, tutto sommato ci stava, mi consideravo su un quarto, quinto posto oggi, quindi diciamo che questo è il miglior risultato che potevamo ottenere. E soprattutto anche in ottica mondiale, perché ricordiamo, tu per adesso ufficialmente sei in testa con Squirtator a 10 lunghezze, poi andremo a vedere se sei riuscito a mantenere, perché mi sembra che il giro veloce, l'ultimo giro, l'abbia fatto Cliff. Oh, l'ha fatto Cliff, sì. L'ha fatto Cliff, no? Quindi gli ha strappato quel puntino. Mi pare che lui adesso abbia 10 punti in più di me, cioè nel senso ha fatto 10 punti in più di me adesso, nella gara. No, 9, ne hai fatti 16. Ah beh, è vero, no. Ma in teoria dovresti essere avanti di un punto, perché no, eri sotto di 8.
No, ero sotto di 10. 10 punti di vantaggio tu 10. Avevi. Ah, ok. Sì, 10, quindi dovresti aver mantenuto, goditi per un'altra Gran Premio, diciamo, ah, al netto sì, naturalmente. Ti volevo ricollegare a quello che diceva Squirtator, cioè nel senso che se tu hai paura, no, di fare questa proposta, io lo accetto volentieri nel campionato, quindi intanto leggo un trafiletto importante da parte di Nava. Simone, per colpa tua mi tocca dormire sul divano. Già la moglie lo ha messo nel divano, l'ha quindi l'ha già cacciato. Salutiamo anche Ivano. Me lo doveva dire prima. Quindi sicuramente fino ad Imola il leader del mondiale per adesso è Simone, quindi con Squirtator ha una sola lunghezza di distanza, naturalmente al netto di eventuali penalità. Io dico sempre, però è ovvio che per adesso la classifica dice quello. Salutatemi il muletto McLaren, per favore, sono mitici. Sì, assolutissimamente sì, salutiamo il muletto McLaren che ha accompagnato Ivano in questo suo 14° posto. Grandissima prestazione anche per lui. Gaetano, domande per Simoved, se no andiamo ai saluti finali, anche se siamo 16 minuti tanti fuori. Complimenti a Simone, bellissima gara, bellissima battaglia con Nava, soprattutto l'ultima staccata, che io pensavo che Nava non riusciva a frenarla, ti devo dire la verità, ho detto mamma, va dritta al muro, invece poi è riuscita a girare. Però... è quello che ho sperato anch'io, senza che se la prenda male, però è quello che ho sperato anch'io. In effetti c'è stato un momento critico. Lui ho detto no, va dritto, va. Poi invece è riuscita a girare, però ho detto vabbè, là, sicuramente farà l'incrocio e così è stato. Però dalla gioia sono uscito dalla sedia ancora prima di arrivare al traguardo, però vabbè. È incredibile. Allora, saluti finali, io direi un ringraziamento particolare a Filippo in regia, faccio grazie, naturalmente Filippo, grazie, grande grazie. Grande Filippo, complimenti al podio e amici, una buona nottata a tutti e ricordate che domani corre l'F4. Buonanotte a tutti ragazzi e sempre nei canali buonanotte. NTR, buonanotte ragazzi.